Attimi di tensione con i toni che sono saliti ben oltre la soglia di guardia durante il consiglio comunale di martedì scorso, quando era in discussione in aula la proposta riguardante il regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti. Qualche piccola polemica si era registrata già all'inizio della discussione sulla richiesta della maggioranza di ottenere, prima che si entrasse in argomento, il parere del segretario generale del comune e poco dopo quando il consigliere Michele Doro aveva chiesto di modificare la propria votazione a causa di un lapsus. Ho sbagliato, Presidente. Favorevole. Per favore, per favore. Vada. Colleghi, ha avuto. Presidente. No, colleghi, no. Il collega Doro ci sta dicendo su e ha sbagliato. Allora mi rivolgo al segretario. In un momento Permette, potrei spiegarlo io, se permette potrei In un spiegare momento di tensione ci può stare che una persona sbaglia, quindi se chiede di correggere la votazione io penso che si possa fare. Ma detto questo, io chiederei al segretario se possiamo accogliere il cambio di voto. Scusi, Presidente. Prego, segretario. Allora, scusa un attimo. Il segretario generale è accanto al presidente proprio perché il presidente non può avere, e quindi io non lo interpello. Io ho interpellato il segretario. Scusate, ma qua stiamo stravolgendo un po'. Io stavo dando una mia interpretazione, però perché io sono il presidente, ma è giusto che lo dica il segretario, se è possibile o meno, ma mi dovete dare il tempo. Prego, segretario. Grazie. Io ho registrato e ho già trascritto il decimo voto contrario del consigliere Doro. Alla votazione sono presenti, ricordo a me stesso, i consiglieri Aiello, Faraci e Matta come scrutatori, i quali partecipano e verificano la regolarità delle espressioni di voto di ognuno dei consiglieri presenti. Successivamente i toni si sono alzati durante l'intervento del consigliere Oscar Aiello in polemica con il collega Marco Matta, che si è irritato perché ha apostrofato con il titolo questo, mentre l'esponente della Lega si riferiva a lui. Poi ha preso la parola la consigliera Matilde Falcone, che ha anche chiesto scusa ai cittadini per lo spettacolo, da lei definito indegno. Il video è stato condiviso sui social e non sono mancati i commenti dei cittadini. Io già i cittadini ho spiegato quando hanno scritto nell'urna il mio cognome, per consigliere consecutive, l'invito a fare altrettanto. Una volta lei ha avuto fortuna per sbaglio del centrodestra ad essere eletto, con 100 voti se lì solo sogno di fare consigliere comunale. È Cioè, arrivato il Presidente, messia, io 100 voti e il pure si vanta, messia, è pure, per però c'è favore, un tranquilla. pubblico che pigliano 100 voti, e questo parla. Ma stiamo scherzando? Poi quando pigliano il 2%, quando sono rappresentati Scusi, da ma, individui scusi, del ma genere, questo chi è? c'è Scusi, questo risultato. ma chi La è città ha questo? prodotto Ma chi questi è elementi questo? qua. Per favore, Ma questo è che è il suo anziché canale, per favore, questo è il suo canale, fanno queste questioni, è la vergogna, questo è il consigliere Matta, è vergognoso, vergognoso. Per favore. Ho concluso. Grazie, consigliere Aiello. Presidente, Questo chi è? Il suo cane? Chi è questo? Consigliere Aiello. Il messia abbiamo qua. Lei deve chiedere prima di, per favore, diamoci una calmata. Presidente, Diamoci una calmata. posso Consigliera chiedere Falcone, un attimo? prego. No, un attimo, Aspetti, adesso consigliera parlo Falcone. io, poi Aspetti. parlate voi. Prego. Allora, io chiedo scusa ai cittadini di Caltanissetta per questo veramente spettacolo indegno.